La criminalità organizzata, anche quella fatta delle omertà, delle complicità, dei silenzi e dei comparaggi, che vive all'ombra dell''ndrangheta e costituisce il brodo di cui essa si nutre, può essere contrastata e sconfitta se manifestazioni come quella di stamattina si moltiplicano e se cresce una cultura della legalità e dei diritti sulla quale ci giochiamo il nostro futuro. E quanto ha detto il presidente della regione Mario Oliverio, intervenendo alla 22ª giornata anti-ndrangheta della Gerbera Gialla organizzata dal coordinamento antimafia riferimenti a Rosarno. La Calabria, ha aggiunto, vince o perde la sfida con il proprio futuro su questo terreno e noi, insieme a tutte le forze sane di questa regione, dobbiamo metterci alla tutta perché in questa sfida prevalga la Calabria positiva, che è fatta dalla stragrande maggioranza dei suoi uomini, delle sue donne, dei suoi giovani e che non può, non vuole e non deve rinunciare a costruire un futuro di crescita e di speranza per sé e per i propri figli.